Buonasera cari amici, è con enorme piacere che Sorrento e l'Artist Domus, in questa veste dell'Artist Room della Camera dell'Arte, stasera dà appuntamento in questa serata bellissima sorrentina prenatalizia a Pina Parisi. Buonasera. Che viene direttamente dalla casetta per presentarci il suo libro, un libro che veramente sta riscuotendo grandi consensi, grandi soddisfazioni, ti sta dando Ossessioni pericolose. E la mia prima domanda viene proprio dal titolo, perché tu hai scritto prima Lucida Follia, adesso Ossessioni pericolose, quindi c'è proprio nel tuo karma di scrittrice questo interesse per le tematiche psicologiche, per l'introspezione sulle passioni, sui sentimenti più profondi, sulle emozioni che scuotono nel coscio? Sì, diciamo che il mondo del mistero, il mondo dell'inconscio mi ha sempre appassionata, anche perché io sono convinta che in ognuno di noi si nasconda l'altra metà oscura, l'altra faccia di Giano. Sono convinta che al di là di quelle che sono le apparenze, il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere, ognuno di noi nasconda una parte oscura che può a volte venire fuori come a volte no. E basti pensare per esempio ai casi di cronaca, no? Ce lo dice la vita tutti i giorni, si sente che magari quella tale persona, così un bravo padre, ha assassinato i figli o la moglie. Allora ci si chiede, com'è possibile che un uomo che tutti conoscono come una persona integerrima, affettuosa, ha potuto compiere un gesto simile? E allora io a questo punto mi domando, è la metà oscura che ognuno nasconde nel proprio intimo che a un certo punto fa capolino, oppure sono gli eventi che portano poi ad estrinsecare questa parte così misteriosa di ognuno? Dunque la scrittura, l'arte e la fantasia come mezzo anche per indagare l'animo umano e per approfondire dei dubbi che magari razionalmente non troviamo facilità a dare risposta. Sì. E di questo discutiamo con due grosse personalità della cultura in Penisola Sorrentina che ringrazio tanto per essere qui stasera. Lucrezia Trovato, che è presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorrento, e la nostra carissima amica Laura Del Piano, che è la presidente della Commissione per l'Opportunità del Comune di Sant'Agnello, nonché un medico e una collega apprezzatissima. Io curo i bambini che tu hai fatto nascere in un certo senso, quindi c'è una grande sintonia tra di noi. Io li aiuto a formarsi. Siamo in sintonia. Esatto. E chiedo a Lucrezia, che tipo di libro è questo? Un libro un po' difficile da definire, no? Che cos'è? Un giallo, un fantasy, un mystery, perché poi sono queste voci misteriose, un thriller, una noir, perché c'è questa ambientazione, che cosa detto ti sembra? Hai detto bene, è un libro non definibile, non lo definirei con nessuno di questi generi già citati, ma oso e lo definirei un libro didattico. Resta nel mio campo perché ci sono la tipologia dei personaggi che attraverso un percorso catartico, in un certo senso, attraverso un percorso di purificazione riescono a uscire dal fango in cui sono caduti. Non voglio anticipare nient'altro, poi ne discuteremo più a fondo quando faremo il dibattito. Per questo motivo io lo trovo, possiamo dire, una didattica dello spirito, una didattica dell'inconscio, una didattica del sé, una didattica dell'io. È un bellissimo complimento, dunque lei come docente di ragazzi delle scuole superiori ha trovato in questo libro un valore addirittura di insegnamento. Che forse io stessa sicuramente io stessa non avevo notato, come dire, non l'avevo analizzato in questo senso, ecco. E a Laura invece, che ha letto questo libro da vera accanita lettrice in pochissimo tempo, perché tra quando te l'ho dato e quando poi adesso siamo sì, là nelle somme, è passata una settimana. Io sono d'accordo con Lucrezia, perché è interessantissimo vedere il cammino che ciascun protagonista compie per vincere la propria ossessione. Di noi ha uno stesso intorno a cui ruota la vita. Ognuno affronta la propria ossessione in maniera diversa. C'è chi lo fa vincendola, c'è chi lo fa diventando
vittima della propria ossessione, c'è chi lo fa portandosi un vero e proprio conflitto sempre sulle spalle. Io veramente l'ho trovato interessante, forse veramente didattico, che veramente ci si rispecchia in almeno uno dei protagonisti, in almeno una delle ossessioni che vengono delineate da Pina, magistrato. Grazie. E per concludere voglio chiedere a Pina, ma le ossessioni sono sempre pericolose o possono essere anche qualche cosa di positivo, un valore che magari ci porta a combattere per qualcosa in cui crediamo fino in fondo? Cioè l'ossessione ha sempre una connotazione negativa secondo te? Secondo me se si parla di ossessione io la connoto sempre in maniera non positiva, perché tutto ciò che ci prende, che ci distoglie dal reale, che ci prende totalmente e non ci dà la possibilità di guardare l'evento, la persona a 360 gradi, e per me è sempre un fatto deleterio. Se poi l'ossessione, tra virgolette, è portata, che ne so, facciamo l'esempio dei grandi ricercatori, no? Quelli che sono ossessionati dal trovare rimedi a delle malattie finora inguaribili. Ecco, posso giustificare l'ossessione e quindi inserirla in un contesto solo in quel caso lì, solo in quel caso. Allora ti ringraziamo e non ci resta che leggerlo. Abbiamo trovato grazie il libro a voi per Natale. Grazie a voi, grazie a voi. Buonasera. Grazie.